Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mixtunic. Oggi vi porto un altro unboxing. Finalmente mi è arrivato l'estrattore, diffusore, chiamatelo come volete, nuovo. E non so, vi avevo accennato e già mi era arrivato, soltanto che era rotto. Quindi l'ho mandato indietro, me l'hanno spedito uno nuovo e quindi la cosa si è risolta così. Innanzitutto, intro e cominciamo subito. Team mobbing, when I come around, got the whole thing wobbing. Prima di mostrarvi l'estrattore, vorrei lasciare un feedback alla Catamuro, ecco, anche se sicuramente non guarderà il mio video, però vabbè, non mi interessa. E questo è per voi. Vi racconto un po' la storia, ecco. Questo pezzo doveva arrivare circa il 24 maggio e alla fine è arrivato in ritardo, poi la cosa me la sono dovuta sbrigare io da solo con il Corriere GLS e qui praticamente un casino allucinante. La Catamuro si era sbagliata a scrivere i dati del mio indirizzo, ecco, aveva sbagliato il CAP e addirittura il mio nome. Quindi è normale che il corriere non sia riuscito a trovare il mio indirizzo di casa. E sappiamo che il pezzo più sta in giro e più è probabile che si rompe. Infatti, quando è arrivato rotto. Fatto ciò, ho attivato delle procedure insieme alla Catamuro, io l'ho mandato indietro, loro me ne hanno mandato uno nuovo. Questa volta tutto corretto, tutto giusto. Però comunque sia, c'è stata una serie di eventi che non mi hanno reso contento, ecco, perché ho dovuto posticipare anche l'appuntamento che avevo preso per il mio impianto di scarico. Comunque, detto ciò, vi faccio vedere l'estrattore. Ok, non fateci caso, l'ho azzeccato proprio così approssimativamente per rendervi un po' un'idea. Questo è l'estrattore replica GTA spettacolare. Ovviamente abbiamo riportato il buco per il gancio, i fori per i fari e i fori per l'impianto di scarico. Non so il diametro preciso. Però so dirvi che sono adatti per lo scarico della Ragazzon da 91 mm, quindi sono veramente larghi. E quindi niente, ragazzi. Questo è l'estrattore, arrivato con tanta disperazione. Quindi per questo video io vi lascio. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, iscrivetevi alla mia pagina Facebook, importantissimo. Mitch Tuning vi saluta, ciao a tutti ragazzi.